Amici, bentornati nel mio salotto. Unboxing, questo è il taglierino alla Galeazzi che ci dice che oggi abbiamo da fare un bel unboxing. Ci sono quattro super pacchettoni, il più grosso, che secondo me è quello più interessante di tutti, lo lascio per ultimo. Però partiamo da questo che arriva dall'Italia. Io in realtà so già cos'è che c'è dentro, non vedo in realtà l'ora di provarlo perché è una roba molto interessante, innovativa. Posso dire che è una roba innovativa? Lo dico, è innovativa. Allora, lo apro e mentre lo apro vi dico che in descrizione trovate la carta Hype, che potete attivare comodamente da casa vostra, e vi arriva a casa una piccola Mastercard che vi permette di fare acquisti online in totale sicurezza, eccetera eccetera. Comunque, se lo attivate da sto link vi arrivano 10 euro gratis, e tra l'altro date anche una mano al canale perché arriva qualcosina anche a me. Comunque, allora, pacco con la carta più strana che abbia mai visto. Intanto Totta, voi non la vedete, ma è arrivata. Allora, questa roba qua è un progetto completamente italiano, è un progetto innovativo, cioè è l'uovo di Colombo. Poi devo provarlo, che vi dico poi effettivamente come funziona. Però praticamente è un aggeggio, questo, si chiama Soulist. Questa parte qua l'andate a inserire sopra il potenziometro del vostro ampli. Quindi in realtà quello che farà sarà andare a ruotare l'alberino del potenziometro. Cioè, in parole povere, lo mettete sul volume, questo vi gira il volume dell'ampli. Lo mettete sul gain, vi gira il gain. Ne avete uno, ne avete due, ne avete sei. Li potete usare in combinazione per muovere fisicamente i potenziometri del vostro amplificatore. Secondo me è l'uovo di Colombo, però con la con la pedaliera integrata, da quello che ho capito si può andare a controllare per step, si può andare a controllare per preset, eccetera eccetera. Insomma, mi è sembrata una roba bella, gli ho chiesto di mandarmela, così la provo per voi. Vi faccio sapere, nelle prossime settimane uscirà, penso, la demo, insomma, o comunque Instagram in descrizione, vi aggiorno mano a mano lì sopra. Ah, e ovviamente commentate e fatemi sapere quale tra le cose che vi faccio vedere oggi deve uscire per prima e quale secondo voi è più interessante. Il Soulist lo è, perché effettivamente non esiste nulla di simile. Andiamo avanti e vediamo quanta altra roba mi è arrivata. Allora, mi arriva dagli Stati Uniti. Così. Come cazzo? Ok. Eccoci. Allora, grazie JHS, perché JHS, perché mi ha mandato questo pedalozzo qua da provare, che è uno dei loro ultimi usciti. No, c'è anche il plettrino. Si chiama Clover. È di fatto un preamplificatore FET, che vuol dire che vi permette di sporcare il suono, e si rifà probabilmente al Boss FT1, FT3. Quello che aveva fatto uscire Boss un botto di tempo fa. L'ho provato in America al NAMM. Tanti suoni interessanti, tanti suoni particolari. Esce nelle prossime settimane, quindi ve lo faccio ascoltare. Poi, andiamo avanti. No, non mangiare la carta. Altro pacco dagli Stati Uniti. Ah, 1, 2, 3. No. No. Sì, questo pacco arriva dai gentilissimi ragazzi di Walrus Audio, che mi mandano da provare. Dicevo, mi mandano da provare. Ah, che bella, mamma mia, che bella. Setosa, setosa la. Comunque, il Lilian Phaser l'ho provato anche questo al NAMM. Questo, raga, è una bomba. Ve lo faccio poi ascoltare bene nelle prossime settimane. Ve lo spiego poi con calma. Grazie, grazie Walrus Audio. E andiamo avanti, finalmente, con il pacchettone, quello grosso. Mi avete chiesto negli ultimi mesi. Negli ultimi mesi, dicevo, mi avete chiesto di provare un po' di robe digitali. Allora, i simpatici ragazzi di Roland, mamma mia, mi hanno mandato questa roba qua. Mazza quanto pesa il pacchettone. La GT1000 era un bel po' che la volevo provare, e finalmente riesco a metterci le manacce sopra. Tac, tac, tac. Eccola qua, primo impatto. Sa mano può essere ferro e può essere piuma. Solida, molto solida. Tanti switch. Vedo qua sotto 5 switch, bank up and down. I control qua sopra, che vi promettono probabilmente di andare a modificare la patch di base. Super pedale d'espressione qua a destra. Moltissimi in and out. Uscita cuffie, send and return. L'uscita XLR, insomma, cannon per andare direttamente al mixer. Facciamo così, ci metto le mani in questi giorni. Seguitemi su Instagram, così inizio a darvi un primo parere man mano che ci metto le mani appunto sopra, e uscirà la demo nelle prossime settimane. Commentate, fatemi sapere quale tra tutte le cose che vi ho fatto vedere oggi deve uscire per prima. Mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, bla bla bla. Ci vediamo al prossimo video.